Il sogno infranto di vivere 100 anni e più. Per anni, per decenni ci hanno detto che l'evoluzione parlava chiaro, che la direzione era tracciata, che nel prossimo futuro avremmo vissuto tutti almeno 120 anni, magari in buona salute e a dispetto dell'INPS. Ma questa ovviamente è un'altra storia. La realtà dimostra invece che c'è un tetto, o quantomeno ci potrebbe essere un tetto fisiologico oltre il quale l'uomo non può andare. Insomma, i ricercatori dell'Università di Chicago, che hanno condotto uno studio pubblicato sul Nature Aging, immediatamente ripreso dalle testate di tutto il mondo, hanno detto sostanzialmente che c'è un limite alle capacità umane. Ha ricordato all'uomo, insomma, di essere caduco e mortale. E lo ha ricordato anche a quegli stregoni della Silicon Valley, tutti, a partire da Google fino a scegliere all'ultimo arcimiliardario americano, che per anni hanno investito fior di risorse in progetti che erano finalizzati a ricercare l'immortalità, oltre chiaramente all'elisir di lunga vita e di eterna giovinezza, come quel miliardario americano che spillava sangue direttamente dal corpo del figlio per iniettarselo lui e vivere così giovane come appunto lui. Una situazione vampiresca che però i soldi, come sappiamo, riescono a farci vedere come una fantastica frontiera. Ma questa, anche questa, è un'altra storia. Il tema vero è quindi che con ogni probabilità assistiamo a un cambio di paradigma e chissà, magari anche la Silicon Valley dovrà ridimensionarsi una volta tanto, o quantomeno decidere di risparmiare quei miliardi che ha investito in progetti neuromedicali o nei famosissimi nanobot, che, di cui con tanto entusiasmo ci aveva parlato anche il profeta della tecnocrazia Harari, per magari farne altre cose, forse come minimo per incentivare l'evoluzione del digitale. La notizia che arriva dall'America quindi un po' sconvolgente, perché poi va a toccare uno dei temi cardine anche della retorica occidentale, ossia che si vive meglio adesso, si campa di più, e la speranza di vivere 120 anni probabilmente era stata un'esagerazione a cui però tanti avevano creduto e che oggi si ritrovano un po' più delusi.